Ma come? Vieni a Siena e non vai da Pippo? Pippo, giusto? Filippo, Pippo, Pippo, esatto. da Pippo Orsini alla piccola ciacineria a prendere il ciaccino? Il ciaccino, non il sazzino, il Il ciaccino. Come te lo devo dire? Dai, fa uno sforzo, no? ciaccino. Bravissimo, Il prova a farmi di ciaccino. Coca-Cola a me. Coca-Cola. 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 Vedi cos'è sta roba. Cosa mi fai mangiare oggi? Beh ragazzi, oggi si mangia il ciaccino. Che cos'è il ciaccino? Il ciaccino è una schiacciata farcita a piacere, croccante all'esterno e allo stesso tempo morbida all'interno. Ma vediamo come il nostro amico Pippo ce la prepara. Ragazzi, io me la mangio, tra un po' voi no. Dipende. Impasto sotto, olio, impasto sopra, olio, si mettono a cuocere insieme. Sto morendo dal caldo, non ne posso più. Dopo mi mangio una birra. Mi mangio una birra, ho detto. Fa conto che sono già imbriaco dal caldo. Una volta cotti gli impasti, si aprono e si farciscono a piacere. Pippo ha fatto per noi una super schiacciata con mortadella, stracciatella e olio tartufato. Ragazzi, vi posso garantire che spaccava! Facciamo così, ma perché non mi prendi una scatola delle pizze e mi metti dentro qualche bel Si fa un pif? bel mischiume, eh? Dai! E adesso ci devastiamo lo stomaco! Questo è quello con lo speck. Io non vi dico niente. L'ha fatta prima, un'oretta fa, e mi ha detto che è buona, non mangiata subito, ma mangiata dopo un'oretta, riscaldata e mangiata. Secondo me c'ha ragione. Aspettate lì, eh. Sì, no, è buonissima. Speck, provola, se non sbaglio. Non fa niente. Tanto venite qui alla ciaccineria, ce ne sono 50 tipi. Con gli occhiali ho fatto così, guarda, filo. Questa la lasciamo a filo. L'ho visto. Io non mi ricordo. Questo cos'era? Quelle due nell'angolo. Dai, filo di salsiccia, provola e un'altra roba. Questa filo la devo mangiare tutta perché ce n'è un'altra uguale per te. Guarda. Pippo, che mi combini? Che mi combini? Questo è quello con la finocchiona, ragazzi, questo me lo ricordo. Ragazzi, questo con la finocchiona è veramente buono. Io, ragazzi, la mia parte l'ho fatta. Questo è l'ultimo pezzo e guarda, sto registrando filo. Dai, basta. Ragazzi, ve l'avevo detto, attenzione filo, c'è un signore dietro. Un abitué, un abitué, tre ciaccini al cotto. Io al ciaccino l'ho mangiato e sono venuto da Pippo. E mi raccomando, anche voi. Perché Pippo vi offre tutto, dite che vi mando io, tranquilli, non vi preoccupate. Sì, Sì, offro se tutto capite, io. voi iscrivetevi al canale e vedrete che Pippo vi offre tutto. A Grazie, Cecco. piccola ciaccineria, vi Tante aspetta. grazie, saluti anche da Omarino. Grande.